Ciao, buongiorno. Dunque, un ritorno per, diciamo, fare un aggiornamento sugli ultimi acquisti, quelli vecchi e quelli nuovi. Sono mancata 3 mesi più o meno e devo dire che già da prima di assentarmi non avevo un pochino perso l'interesse all'acquisto come prima. Non che comprassi tutti i giorni, però insomma, sicuramente sono passata praticamente allo zero. E poi con il passare del tempo l'interesse è proprio scemato totalmente. Ho seguito distrattamente le novità, o almeno qualcuna, non tutte, mi sono proprio persa a un certo punto. E poi invece qualche giorno fa, cioè ho fatto nel frattempo qualche acquisto, non ho acquistato make-up tranne che negli ultimi giorni. Allora, io partirei con gli aggiornamenti degli acquisti più vecchi. Ho comprato, dunque io avevo in questo periodo ho utilizzato diverse carte regalo che avevo da tempo. Una in particolare era di Sephora, che io tenevo e stavo proprio tenendo da parte per un'occasione particolare, quindi quando avessi trovato qualcosa proprio di entusiasmante, allora l'avrei utilizzata. E d'estate ho scoperto che sarebbe arrivata la Basics 2 e quindi ho aspettato e a novembre, credo, l'ho acquistata pochi giorni dall'uscita, quindi la gift card è servita per l'acquisto della Naked 2 Basics. Non ho seguito più i video, quindi non so più se siano stati fatti, ma mi è parso di no, ecco, sinceramente. Cioè che non sia, non abbia avuto tutto quel seguito di video che ebbe la 1, non lo so. Comunque io la sto utilizzando. Dovete sapere che in tutti questi mesi, oltre al poco interesse all'acquisto, c'è stato proprio il poco interesse al trucco in tutte le sue forme. Quindi io mi sono truccata sempre allo stesso modo, pochissimo. È capitato di uscire addirittura senza trucco. E vabbè, non stavo tanto bene per cui. E poi un altro acquisto che ho fatto quando da Easy Beauty è arrivata Nabla. Qualche mese fa ho acquistato Caramel perché era sinceramente l'unico pezzo di tutta la collezione che a me sia sempre piaciuto, cioè comunque mi è sempre interessato. Le luci fanno schifo, c'ho una luce fortissima che arriva da qua, la lampadina davanti, ma non fa. Vabbè, Caramel lo conoscete tutte. Non. C'era l'offerta della palette, non mi ricordo esattamente. Comunque, non me ne è fregato niente. Io ho preso il singolo perché tanto non mi interessano gli ombretti in Nabla, non mi interessano gli ombretti in generale ultimamente. Tanto quelli che mi piacciono sono sempre gli stessi e per ora ce li ho, per cui non. Boh. Non mi interessa acquistarne altri. Sicuramente non mi interessa acquistare quelli in Nabla perché tanto, boh, non lo so, non sono colori che mi entusiasmano per ora. Ok, poi c'è stata una lunga pausa di almeno un paio di mesi in cui non ho comprato assolutamente niente e ho usato i prodotti che avevo. Ripeto, ne ho usati pochissimi, per cui sempre le stesse cose, sempre un trucco praticamente trasparente. E poi l'altro giorno non avevo neanche voglia di andare, non so, proprio di entrare nei negozi o di andare, non so, da Coin a farmi il mio solito giro da OVS per vedere se ci fosse qua. Non so più quali siano i prodotti usciti da Essence, entrati Essence, Catrice, non so più niente. Mi sono persa completamente. Ho seguito un po', non so, le nuove collezioni di Pupa, nel senso che le ho viste, ma boh, boh, boh. Poi hanno aperto MAC a Cagliari, quindi giubilo incredibile. E per Natale mi è stata regalata una gift card dalle mie amiche, che
che ho utilizzato ieri perché so che nel periodo natalizio, aspettate che, sì, aspetto, nel periodo natalizio avevano terminato i rossetti, ovviamente, e quindi so che li avevano riassortiti e ieri sono potuta andare e sono, appunto, sono passata a fare un giro. E ho acquistato due rossetti. Allora, uno è questo qui, Fox, credo. Dai, che la devo fare a buttare le scatole. E Fox è un satin con una T, possibilmente nel resto d'Italia, un satin. Ed è un tutto, sembra che me lo sia leccato. Ed è quello che ho su oggi. Diciamo che rispetto a quello che vedo io, cioè dallo specchio all'anteprima, boh, sembra che siamo due persone diverse. Comunque, è un nude rosato, molto morbido. L'ho comprato ieri, quindi non vi dico assolutamente niente, solo che è molto confortevole, è molto carino. Poi ho comprato il rossetto che volevo, cioè quello che sono andata proprio per questo motivo. Poi ho terminato la gift card e appunto ho preso un altro rossetto, tanto alla fine anche lì, boh, non mi entusiasmava niente. Fondotinta, tanto con quelle luci, con il mio colore di pelle, tanto no, non mi interessa, non ne uso, costano tanto e in questo momento per me sarebbe solo uno spreco. Gli ombretti, boh, ripeto, non sono entusiasmata dagli ombretti. Pennelli ne ho a sufficienza, insomma, rossetti come se non ne avessi. Questo era quello che volevo. All fired up. Ho sempre avuto il pensiero di acquistarlo online. Quando sono andata al Cosmo Prof a Bologna, quando Mac ancora qui non c'era, l'avrei voluto vedere sia lui che ciao, Relentlessly Red, non c'erano, per cui non li ho mai potuti vedere. E ho visto talmente tanti swatch online, erano sempre diversi questi rossetti, ovviamente, per cui ho aspettato di poterli vedere dal vivo. Li ho visti dal vivo e mi è piaciuto di più lui, cioè a me. Vabbè, lo conoscete tutti, insomma, Retro Matte, subito ieri provato immediatamente, oh, bellissimo, bellissimo. Io adoro il Retro Matte, avrei voluto anche un nude matte, però il nude sulle mie labbra non è possibile, deve essere per forza cream perché fa troppe pieghe, troppe grinze, non fa. Un colore scuro invece è molto più omogeneo. E quindi ho scelto lui, Relentlessly Red, no, è impossibile da dire, non l'ho preso perché è un colore bellissimo, però io ho capito che su di me i rossetti caldi, quindi ha una punta di corallo, una punta, insomma, è un rossetto abbastanza corallato, e su di me questi rossetti non danno il meglio di sé, per cui ho evitato, ho lasciato perdere. Ho preferito un nude, anche perché non avevo, io di MAC ho soltanto Ruby Woo e Lady Danger, che è un matte, quindi mi mancava un'altra tipologia. E niente, quindi un rossetto da tutti i giorni, che comunque è un colore che a me piace. Ok, poi ho fatto un salto da Coin qualche giorno fa, perché mi sono decisa, ho detto, senti, ma te la vai a comprare sta lima? Perché io ho questa lima, dunque la mia lima preferita è questa, la lima a sei facce, leggermente usurata, infatti questa è destinata da tempo alla spazzatura e al video dei prodotti finiti, che un giorno girerò e durerà praticamente quanto quello delle serie TV, perché non sacco così. Vengo minacciata di morte in casa praticamente se non butti questo sacco, vabbè. E non avendo voglia di andare da OVS, da Coin, eccetera, 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 non ho mai ricomprato questa lima. Anzi, ho comprato, vediamo se ce l'ho qui. Sì, avevo comprato nel frattempo una linea, certo, una lima di Royal Beauty. È una lima di quelle,
proprio per accorciare le unghie e basta, però soltanto questa caratteristica. Mentre io cercavo proprio quella sei facce, perché per la mia manicure e per il mio modo di farla era perfetta. Per cui ho ricomprato, l'ho trovata e ho comprato l'ultima versione. È la solita appunto lima 6 in 1, ha sempre gli stessi 6 step, più c'è scritto questo with mirror shine, quindi appunto ti dà. Per quelle due persone che non dovessero conoscere, e dai, questa lima, insomma, sostanzialmente sono cambiati i colori, ma ho visto che la qualità è la stessa. Allora, ha la parte più aggressiva, ma non mi viene, la grana più grossa, ecco, forse ce la faccio, che è lo step one shorten, quindi per accorciare le unghie senza tagliarle. Lo step numero 2 qui bianco shape, quindi che ti aiuta poi a dare questo è forse lo step che uso, non che uso meno, ma che uso diciamo che alterno. Io questi due praticamente li alterno a seconda di quello che devo fare. Se devo andare ad accorciare molto, come ho fatto l'ultima volta, allora uso soltanto mi basta soltanto questa. Se devo dare una semplice diciamo una pulizia all'unghia, un'accorciata minima, allora utilizzo questa. Però dovrebbe essere, diciamo, lo step per dare la forma, quindi lo step 2 shape. Poi c'è lo step 3 adjust, quindi per aggiustare l'unghia io la utilizzo sotto. Sapete che quando vi limate le unghie rimane poi quella sorta di pellicina, ecco, io la utilizzo per quello. Poi c'è lo step 4 clean che io utilizzo sopra l'unghia, quindi sulla superficie dell'unghia per andare ad eliminare le cellule morte. Lo step 5 che è smooth è lisciare, quindi serve per levigare l'unghia. Quindi dopo aver eliminato le cellule morte con clean, io passo smooth, cioè pulisco l'unghia proprio perché c'è quella farina, no? Quelle, le cellule morte farinose, smooth, quindi levigo, alliscio. E poi lo step 6 che è polish, che questo è quello che dà il mirror shine, quindi l'effetto lucido. E nei primi tempi di utilizzo, quindi quando la lima è nuova, dà un effetto pazzesco. Proprio è come se voi aveste applicato già una prima passata di smalto trasparente. Bellissimo. Questa lima costa intorno ai 4 euro. E per me, cioè per me questa, la lima è questa. Poi ho comprato. Allora, in questi mesi, oltre ad aver trascurato il trucco, io ho proprio trascurato me stessa. Cioè il mio viso l'ho trascurato completamente. Mi mettevo, ecco, mi sono messa delle confezioni di scrub sotto la doccia che ho utilizzato non sempre, però negli ultimi 2 mesi più di frequente. Non ho mai più fatto una maschera, quindi io sono almeno 3 mesi che non, forse anche di più, che non faccio una maschera. Infatti ora la mia intenzione è quella di finire lei, che è la Mint Julep. Devo finirla, anche perché mi piace molto, quindi, però insomma, da finire. E non ho mai più fatto un cerottino nasale, anche perché non ne avevo più, non sono mai più andata a ricomprarmeli, tranne adesso. Allora, questi sono, qua c'è scritto New Formula, quindi non so se poi questa formula nuova sia effettivamente diversa dalle altre. Comunque ho comprato i cerottini e poi ho comprato anche un pennello. Questi, di questa linea qui, non so da quanto ci siano questi fucsia, non ne ho idea. Comunque, il solito pennello. Ah, non ho più lavato i pennelli. Io sono mesi che utilizzo lui. Mi piace? Bello? Pulito soprattutto. Il 227 di Zoeva, io ho utilizzato soltanto lui. Che schifo, c'ho tutti i pennelli, ma lerci, guardate che non ne avete idea. Che bello. E poi ho comprato, siccome non ho più ho usato sempre il mascara, anche quando uscivo senza niente, io senza mascara forse non sono mai uscita, forse una volta, senza mascara per me è impensabile. E quindi devo eliminare due mascara, per cui ne ho comprati altri due.
Allora, mi sono ricomprata in lui, la Love Extreme. Mi si è sbeccata un'unghia stanotte. Bello quando il giorno prima ti sei fatta la manicure. Comunque, ho ricomprato la Love Extreme, il Crazy Volume, questo qua. A me era piaciuto, per cui l'ho visto e ho detto ma sì, ma sì, ma sì. E poi ho comprato lui, il Lash Princess. Perché l'ho comprato? Perché era bellino. Allora, io ho visto che è un mascara che mi pare sia stato acquistato parecchio negli ultimi mesi. Non ho visto manco una recensione, quindi io probabilmente ho comprato un mascara che fa cagare, ma non lo so perché non ho mai visto un video. Avevo soltanto visto magari in fotografia, oppure ho visto che mi pare LOL abbia fatto un video su questo mascara. Io, non avendo più visto video, non ho idea di come sia. L'ho provato ieri, so soltanto che mi è parso abbastanza grumosetto. Comunque, per chi non lo sapesse, visto che non lo sapevo neanche io perché l'ho comprato a scatola chiusa, questo qui è lo scovolino. Che mentre Rimmel chiama uno scovolino a mezzo cuore, qualcosa del genere, cuore a metà, questo lo chiamano, mi ha fatto ridere perché lo chiamano Snake, dove cavolo è? Dai, non l'ho letto. Ah, è il Cobra Brush, il pennello cobra, va bene. Mi sono sporcata, brava, deficiente. Ok. Quindi cose molto utili, sì, cose che io uso tutti i giorni. E poi ho ancora una carta regalo Kiko, come quella Sephora dal mio compleanno, quindi dallo scorso aprile, che insomma tra un po' scade, per cui bisogna utilizzarla. Se Kiko facesse uscire una collezione entusiasmante per me, da quando ho avuto la gift card di Kiko non ho più comprato niente, non mi è piaciuto più niente. Ieri sono andata da Kiko per farmi un altro giro, ma tanto. Cioè, in realtà sono andata solo per comprare questi due, ho fatto un giro ma non mi è piaciuto niente. Allora, mi sono ricomprata i miei smalti della linea French Manicure, che sono sempre loro, il 204 che ho regalato di recente, quindi me lo sono ricomprata, il lattiginoso bianco e il lattiginoso rosa, che è quello che ho addosso, però io ho quello vecchio, che ormai è da buttare, che è il 207. Ma non c'è niente da fare, per me questi due smalti sono perfetti, per cui. Niente da dire, mi sono fatta scalare questi due smalti dalla carta regalo e il resto non lo so. Se no, comprerò soltanto smalti, mi ricompro la matita per le sopracciglia e basta. Sto aspettando che escano i mascara, ecco, avrei voluto i mascara in offerta, invece neanche questa volta c'erano, perché altrimenti avrei ricomprato l'Ultra Tech, probabilmente il mascara che tra tutti quelli che ho provato mi è piaciuto di più. Ok, poi vediamo 18 minuti. No, allora facciamo così. Faccio una seconda parte perché 18 minuti quando me li carica, mai. Ci vediamo alla seconda parte. Ciao.